mattina il personale della squadra mobile della Polizia di Stato ha proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini emesso dal pubblico ministero dottor Beccu, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nell'ambito del procedimento penale instaurato dopo i noti disordini accaduti nel quartiere di Latte Dolce la mattina del 27 ottobre 2017. In quella circostanza, due fazioni contrapposte, formate da circa una trentina di persone di nazionalità italiana residenti nel quartiere e straniera, ospiti del centro di accoglienza del Pime, si erano affrontate innescando una violenta rissa, utilizzando anche spranghe di ferro, roncole e altre armi, con lancio di pietre, mattoni e bottiglie, a seguito della quale 5 persone avevano riportato lesioni. Per questi fatti, ascrivibili al reato di rissa aggravata, sono state destinatarie del provvedimento del pubblico ministero 12 persone italiane e straniere. Una di queste dovrà rispondere anche del reato di porto ingiustificato di una roncola. Altre 6 persone presenti il giorno degli scontri sono indagate invece per violenza privata in concorso tra loro, in pregiudizio del responsabile del centro di accoglienza che in questa circostanza stava transitando in via Leoncavallo a bordo della propria auto. Il gruppetto, dopo averlo riconosciuto, ha inveito nei suoi confronti e si è scagliato contro il veicolo colpendolo con calci e oggetti contundenti. Nel pomeriggio di mercoledì, una pattuglia della Polizia Stradale della sezione di Sassari, impegnata sulla strada statale 291 in un servizio di controllo della velocità con l'apparecchio Trucam, ha proceduto al controllo di un'autovettura il cui conducente, alla vista degli operatori, si è fermato a poca distanza. Gli agenti hanno notato un cambio di guida dei due occupanti, un uomo ed una donna, che subito dopo hanno ripreso la marcia. I poliziotti, dopo aver intimato l'alt, hanno proceduto al controllo della coppia. Lui privo di documenti al seguito, lei alla guida del veicolo, ha mostrato la patente di guida, ma entrambi in evidente stato di ebbrezza sono stati sottoposti a prova etilometrica risultando positivi all'alcol test. È scattata così immediatamente la denuncia e il ritiro della patente di guida per la conducente, ma anche per l'improvvisato passeggero che è stato denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol. La sua guida, d'altronde interrotta pochi attimi prima sotto gli occhi degli agenti, è stata ammessa dallo stesso, che ha dichiarato inoltre di aver effettuato lo scambio con la donna perché non più in possesso della propria patente di guida, in quanto già ritirata in precedenza per il medesimo reato. Oltre l'ennesima denuncia, l'uomo è stato anche sanzionato per guida senza patente e la donna per incauto affidamento del veicolo risultato di sua proprietà. Nella giornata di mercoledì, il sindaco Nicola Sanna, nella sede della Regione Lazio, ha incontrato Nicola Zingaretti, presidente dell'omonima regione. Primo cittadino sassarese, segue con interesse la proposta di Zingaretti, denominata Piazza Grande, per rilanciare il PD. Considero la proposta di Zingaretti una delle ultime possibilità per tentare la reedificazione di un PD aperto e inclusivo, dice Sanna. Deve essere un partito democratico che sappia accettare e non emarginare coloro che vogliono contribuire con pensieri politici profondi al futuro della regione Sardegna, in Italia e in Europa. Mi sono sempre battuto per la tutela dei più deboli e so che il PD è apparso sempre abbastanza distante alle loro istanze e incapace di interpretarle e trasformarle in atti di governo adeguati. Il nostro partito, continua il sindaco, può diventare riconoscibile nella sua anima progressista e di sinistra. Voglio provare a fare questo percorso con chi sente la necessità di avere un partito utile al paese, un vero partito democratico. Nella mia esperienza di sindaco, come tutti gli amministratori locali, ho condiviso le difficoltà, le paure e i sogni dei cittadini, mettendo fatica e passione. Per questo sostengo Piazza Grande, per dare ai sardi un contributo per costruire un PD più forte e capace di guardare al futuro dell'isola e dell'Europa partendo dai territori. Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di ammodernamento delle colonne dei gas medicali del Santissima Annunziata. Le opere, appaltate per un importo di circa 40.000 euro, consentiranno il potenziamento e l'adeguamento delle reti gas esistenti che alimentano la rianimazione e le sale operatorie dell'ospedale di Viale Italia. Con l'avvio della fase di abbattimento del Palazzo Rosso, intanto, sono stati rivisitati i percorsi per i pedoni all'interno del perimetro ospedaliero. I lavori alla rete dei gas medicali renderà necessario prevedere, prima di tutto, una serie di allacci che dovranno essere realizzati all'esterno, nell'area della scala di sicurezza situata nel cortile interno, che guarda la zona delle camere mortuarie. In particolare al piano della rianimazione sarà necessario realizzare un'area filtro che nel reparto consentirà di raggiungere la scala di sicurezza e gli allacci delle nuove colonne di gas medicali. Per consentire questi lavori il reparto di rianimazione per circa un mese ridurrà temporaneamente il numero di posti letto di 2 unità, passando da 15 a 13, una situazione che tornerà alla normalità una volta concluse le opere.
Buongiorno amici, nuovamente in compagnia del dottor Nicola Sanna, sindaco di Sassari, e siamo qua per vedere i lavori che il primo tratto appaltato per quanto riguarda Viale Umberto. C'è il rifacimento dei parcheggi, ne avevamo parlato qualche giorno fa. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi. Sì, si tratta di un lavoro assolutamente importante che è all'interno del mutuo da 7 milioni di euro che l'amministrazione comunale ha contratto per far fronte proprio alle esigenze di rimanutenzione di strade e marciapiedi. In questo tratto di Viale Umberto avevamo una situazione abbastanza dissestata e quindi dovevamo anche sistemare questa zona dei parcheggi. In particolare cosa abbiamo fatto? Il progetto prevede il rifacimento delle aiuole, ci sono le piante che sono sacrificate, praticamente le auto parcheggiavano sopra l'aiuola distruggendo anche la corteccia, quindi questo chiaramente creava un grande danno. Il rifacimento delle aiuole prevede che ci sia proprio un gradino che eviti la possibilità di che l'aiuola stessa sia compromessa dalle auto, dalle gomme che stazionano, e allo stesso tempo verrà rifatto tutto il manto di modo che anche l'accesso a questi parcheggi sia molto più agevole, senza quel gradino che si aveva nel tempo precedente che rallentava, non il traffico e anche era un problema di sicurezza. Quindi questo è il primo tratto che prevede appunto da Viale Trieste a Via Politeama, poi? Sì, il primo tratto in realtà era dalla rotatoria del mercato fino a Viale Trieste, il secondo, che ora è completato. Che ora è stato completato, questo secondo da Viale Trieste a Viale Politeama e il terzo da Via Politeama a Viale Trento. Quindi l'intera arteria rifatta completamente a nuovo, perché davvero la situazione era molto molto difficile. Questa è una strada principale, diciamo così, del traffico cittadino. Ecco. Però adesso la domanda che mi viene, abbiamo parlato di alberi, qua da poco era stato fatto un intervento per la rimozione o perlomeno diciamo pure per la messa in sicurezza di queste piante e quindi la sicurezza anche di chi attraversa la strada o chi ci cammina sotto. In città comunque questo problema è molto sentito, quali interventi si stanno facendo? Intanto c'è uno studio particolare pianta per pianta sulle piante che sono ammalate oppure sulle piante che essendo cresciute a dismisura hanno creato dei danni non solo ai marciapiedi e alle strade come anche in questo caso di Viale Umberto, ma anche alle attività private. Abbiamo situazioni come ad esempio in Viale Italia o anche in Via Napoli dove le radici delle piante naturalmente penetrano e arrivano a scalzare anche muri portanti, quindi o pavimentazioni. Quindi era importante rimuoverle. L'albero per sua natura non nasce in città, noi lo costringiamo a vivere in un ambiente molto difficile e chiaramente ha bisogno anche di essere rinnovato. Allora le piante che periscono per malattie o per danni vengono tutte sostituite, naturalmente con grande fatica perché questo richiede degli investimenti. E sforzo economico. Sforzo economico che naturalmente abbiamo cercato di mantenere attivo però con un certo ritardo perché davvero non sempre abbiamo le risorse disponibili. Il nostro obiettivo è arrivare alla fine del mandato nell'avere più piante di quelle che abbiamo trovato. Ecco, torniamo ai parcheggi qua in zona. I cittadini come al solito vedono i lavori che si eseguono e la prima domanda che si pongono è quanto dureranno questi lavori? Ma devo dire che questi lavori che abbiamo già fatto anche in altre parti della città, compresa questa di Viale Umberto, abbiamo rispettato i tempi, in altri casi come la Budibudi addirittura anticipato rispetto alle previsioni, ma ricordo quello che è capitato in Viale Italia, Via dei Mille, in Via Alghero, tutto si è svolto davvero nei tempi programmati, fortunatamente. Qualche problema per esempio abbiamo avuto nel corso Margherita di Savoia dove ci fu il ritrovamento di un vecchio condotto fognario della metà del 1800 e quindi naturalmente sono state fatte delle operazioni che non erano previste e preventivabili, cioè quello di fare una sorta di volta in calcestruzzo proprio per protezione. Questo ha ritardato, ma si tratta naturalmente di problemi oggettivi. Ogni lavoro, soprattutto nelle strade,
e tra questi ricordo quelli naturalmente anche delle piste ciclabili, porta con sé degli imprevisti. Nel caso delle piste ciclabili siamo stati sfortunatissimi, su 3 ditte che avevamo, a cui avevamo aggiudicato gli appalti, 2 erano proprio molto molto scarse, e infatti delle 2 scarse una addirittura abbiamo rescisso il contratto, quindi bisogna essere molto fortunati anche nel trovare ditte che pur facendo dei ribassi tutto sommato accettabili, però è evidente che poi non reggono la capacità organizzativa di fare un lavoro che è sotto gli occhi di tutti, perché tutti camminiamo nelle strade e quindi ci accorgiamo, insomma, ci dà giustamente fastidio vedere i lavori a rilento o addirittura fermi. Libero di non rispondermi se vuole. Abbiamo parlato di Corso Margherita di Savoia, dove c'è stato un intoppo e dove è intervenuta la soprintendenza. Secondo lei, io qualche giorno fa sono stato all'Argentiera insieme all'assessore Sanna e anche lì la soprintendenza ha messo dei vincoli che poi vanno ad incidere sulla parte economica e quindi crea dei costi in più. Ma gli interventi della soprintendenza, secondo lei, sono sempre leciti oppure qualche volta, insomma, si sfora in situazioni forse anche magari qualche volta ridicole? No, diciamo, sono sempre leciti, anzi sono opportuni, necessari. Il problema vero della soprintendenza non è tanto l'intervenire nel raccomandare o nel chiedere di fare attenzione alle cose, piuttosto il fatto che non hanno sufficiente personale e quindi quella che è la prima osservazione magari del capo ufficio non trova degli addetti che portino avanti dei lavori, perché sono davvero, hanno una grande carenza di personale. Allora lì i ritardi, lì l'attesa di una risposta e quindi anche purtroppo l'aumento di costi. Le soprintendenze in generale in Italia hanno un ruolo, l'Italia, come diciamo molte volte, è ricchissima di patrimoni monumentali, culturali e così via, che vanno tutelati. È facile distruggere ciò che abbiamo ereditato da secoli precedenti, però a riottenerlo non è possibile se viene distrutto, per cui è sicuramente un'azione meritoria. Molte volte tutti ci sorprendiamo perché chiaramente pensiamo che si tratti di cose vecchie, di cose non utili. Se poi ci pensiamo un attimo e riflettiamo un attimo, sappiamo che quello può essere invece un elemento di ricchezza. Io naturalmente però mi riferivo non a quello che deve essere, a cui deve essere fatta la giusta manutenzione, ma mi riferivo ad esempio a quello che è accaduto proprio, come abbiamo detto, in Corso Margherita di Savoia, laddove è stata scoperta a seguire una certa situazione che, della quale nessuno conosceva, che però ha compromesso un dilungamento e poi è stata ricoperta ugualmente. Sì, naturalmente in quel caso specifico cosa si trattava? Si trattava di impedire che andasse in rovina completamente questo cunicolo e quindi è stato semplicemente ripristinata la possibilità di accessibilità, di ispezione. Chissà, un domani, magari fra 100 anni, diventerà una cosa interessante. Non un rifugio antiaereo. Speriamo di no, naturalmente, lungi da noi correre quel pericolo. Però ecco, è un'azione sicuramente meritoria. E naturalmente anche per noi amministratori non nego che possa dare fastidio, no? Un'interruzione dei lavori, un'attesa, perché davvero... Spese anche. E quindi un aumento di spese, perché chiaramente... Però io sinceramente mi sento di ringraziare l'opera di questi tecnici che, sebbene in pochi, ci mettono sempre sull'avviso sulla necessità di proteggere quelle tesori che oggi magari potrebbero apparire non importanti, ma un domani invece risulterebbero, come a noi risulta oggi quando facciamo delle scoperte archeologiche. Una fra tutte è il castello di Piazza Castello, ciò che è rimasto. Nessuno sapeva, nessuno ha documentato il fatto che c'era la base del castello quando abbiamo cominciato a sistemare Piazza Castello. Eppure noi pensavamo di fare una sistemazione superficiale, scava un po' e ti ritrovi il castello. Ecco, oggi possiamo dire con orgoglio, e ci dispiace tantissimo, che ci siano dei lavori infiniti di Abbanoa, no? Dove ci ha procurato anche delle perdite, e ci dispiace tantissimo. Allora, se avessimo ragionato dal punto di vista non è importante, il castello ormai l'abbiamo perso, no, non esiste più, e oggi non avremmo per esempio un attrattore culturale monumentale. Ecco, quindi ripeto, ci dispiace magari impiegare tempo e anche risorse, perché naturalmente i beni monumentali richiedono poi anche una spesa e delle attività che non sono banali, però è un'azione utile e fondamentale, perché come ho detto prima per il castello è una ricchezza che ti viene restituita.
Ecco, un flash allora su, in chiusura, su questi lavori di Abbanoa, proprio lì in Piazza Castello, che durano ormai dai primi giorni di agosto scorso. Sì, diciamo che ad agosto e fino a tutto settembre, come dire, stavano facendo un po' la chiappa perdite, cercando di individuare dove poteva essere la perdita che stava danneggiando appunto il barbacane. In realtà, dopo aver capito che la perdita era esattamente nel punto in cui avveniva, si è fatta un'operazione molto, molto importante di ingegneria idraulica, che è quella, diciamo, di costruire una sorta di tubo dentro il tubo, un nuovo tubo che è stato inserito nel vecchio tubo che aveva delle perdite, e quindi naturalmente, essendo anche un luogo abbastanza delicato nei movimenti anche tecnici, è chiaro che un po' di tempo in più l'hanno impiegato. Io spero, insomma, non ho molta fiducia in termini, come dire, pratici, mentalmente spero davvero che Abbanoa si dia una regolata complessivamente nella esecuzione rapida degli interventi. Devo dire che dopo che anche con un certo clamore ho fatto anche qualche denuncia, insomma, per alcuni disservizi che erano stati compiuti, il management ha cominciato a capire che deve dare attenzione e importanza alla nostra città. Ancora c'è molto da fare, spero che riescano a farlo, è interesse di tutti, non è interesse che ci siano questi problemi. E chissà che questo cambio direzionale proprio in Abbanoa non porti qualche riconoscimento in più ai cittadini, cosa che forse da parte di Abbanoa era un po' mancato ultimamente. Ma in verità, insomma, la speranza è sempre l'ultima a morire. Io non ho espresso un voto favorevole all'attuale vertice, ritengo che anche all'interno del management debba esserci un rinnovamento, perché quando si sta sulla stessa poltrona più di 10 anni è indubbio e naturale che occorra cambiare, soprattutto alla luce anche dei risultati un po' modesti. Quindi questo è il mio approccio, però allo stesso tempo ho l'approccio di collaborare con chi ha le responsabilità, così come chiedo a loro di collaborare con noi, con l'amministrazione comunale, per risolvere tutte le criticità. Una per tutte, per esempio, è che facciano funzionare le fognature dei bancali. Ormai gli abbiamo riconsegnato tutto a regola d'arte e sono passati troppi anni da che noi come comune le abbiamo realizzate, più di 10 anni, quasi 12 anni, e volevano che noi facessimo ulteriori attività, le abbiamo fatte, abbiamo predisposto il tutto, le abbiamo già mandato da circa un mese le comunicazioni formali perché le prendessero in carico, e stiamo ancora aspettando che lo facciano. Per esempio, per quanto riguarda il serbatoio idrico di Monte Bianchino, erano anni che era stato realizzato, ricordo fu iniziato dalla giunta campus, noi l'abbiamo messo in funzione e Abbanoa l'ha preso in carico e sta funzionando, e quelle famiglie possono finalmente godere di una struttura idrica al loro servizio. Va bene, signor sindaco, noi la ringraziamo ancora una volta per la disponibilità, la invito magari per dei prossimi incontri, sempre per vedere, perché vedo che lei è molto attivo su Facebook, però forse delle televisioni se ne dimentica un po' troppo. Quindi se volesse anche utilizzare noi come veicolo, diciamo, per far vedere quello che effettivamente avete realizzato, noi le saremo grati, noi e i nostri ascoltatori. Certo, naturalmente, insomma, su Facebook non ci lavoro soltanto io, anche i miei collaboratori, evidentemente. Il sindaco, come potete immaginare, ha grandi impegni continui ed è difficile che abbia molto tempo a stare sul video, se non togliendo magari qualche ora di sonno. Comunque ci rivediamo, ce lo promette? Assolutamente, disponibilissimi. Grazie. Perfetto, grazie ancora per essere stati con noi. Sì, grazie, buongiorno a tutti. E intanto ringrazio Andrea per l'invito alla Tecnocasa, ma ci tenevo in maniera particolare ad essere presente, perché proprio l'anno scorso io ero diventato assessore qualche settimana prima dell'invito avuto da Andrea.
Si è svolto all'Hotel Leonardo da Vinci, come tutti gli anni, l'importante convegno sulla situazione immobiliare a Sassari e nell'isola. Un convegno in cui si è fatto un resoconto dell'anno trascorso ed in cui si è fatta una previsione per l'anno venturo. Numeri che parlano di una ripresa del settore immobiliare. Il mercato immobiliare in Sardegna sembra essere uscito dalla crisi, soprattutto per quanto riguarda le transazioni, che già da qualche anno hanno visto vedere un segno più rispetto a anni passati. In Italia, nelle grandi città, i prezzi stanno leggermente salendo, mentre nella nostra regione i prezzi sono ancora stabili. L'andamento del mercato immobiliare è in crescita, così come lo è anche quello legato ai finanziamenti ipotecari. A livello nazionale l'andamento continua a essere positivo nel primo semestre dell'anno, a livello locale, partendo dalla situazione regionale, lo è ancora maggiormente e, visto che oggi ci troviamo qui a Sassari, la cosa principale da dire è che soprattutto nella provincia di Sassari, che oggi racchiude anche la vecchia provincia della Gallura, il mercato è fortemente in crescita, addirittura con dei numeri doppi rispetto al pari periodo dell'anno scorso.
La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati negli anni 2010, 2011 e 2012, due lezioni di prova gratuite. Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alle piscine Lufangazu al numero 328-43-32016 e o all'indirizzo email sportfulltime@gmail.com. Oppure contattare le piscine Latte Dolce al numero 342 56 49 121. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. E in onda 24 ore su 24 sul canale 115 del digitale terrestre Libera TV.